questa trasmissione su DRC. Accendi il televisore, sta arrivando il nostro presentatore. Hey bella gente! Aghe Barbie Show! Eccoci qua, molto bene, bentrovati anche oggi da Aghe Barbie Show. Allora attenzione, perché oggi ci divertiamo, sono anche un attimo fuori baricentro e nel salutare Raymond Marcozzi che mi ha sempre queste inquadrature così, ciao, però ciao. Oggi aujourd'hui è assolutamente giustificato, perché come vedete ho un bellissimo vaso e voi direte ma che sono fiori, ci hai messo i fiori? No, in realtà occhio, perché dovete guardare molto bene quello che è il messaggio che ci dà l'occhiello appunto sulla banda nera del vostro televisore, che dice bello da mangiare, perché sì, attenzione, perché è vero che deve essere buono ciò che si mangia, ma anche l'occhio vuole la sua parte. Allora io voglio ringraziare per aver accettato il mio invito una professionista, pensate, di questa situazione, che è il visual food, lei è design, lei è Rita Lucisano, eccola qua, ciao Rita. Ciao. Allora, dunque, capiamoci subito, sì. Oggi parliamo di cibo, sì. Ma non è tanto il cibo che viene usato, ma quanto come viene presentato. Esatto. Bene. Cibo bello da vedere, esatto. E buono da mangiare. Esatto, quindi la nostra regia ha già capito come funziona l'antifona. Quindi tu oggi ci farai vedere un sì. po' come si può, con un tutorial fatto tramite ovviamente questa puntata, come si può modificare ciò che banalmente noi troviamo sulla nostra tavola con delle esatto. composizioni che addirittura rasentano l'artistico. Sì, però hanno la caratteristica di essere facilmente riproducibili da tutti, perché non sono, ecco, cose complicate, e un modo diverso di presentare i piatti comuni, come ad esempio il bouquet che stavi citando prima. Allora guardiamo, perché Raymond, attenzione, inquadriamo qua, perché questo è veramente fenomenale, eccolo, lo inquadriamo in primo piano, perché questo qui di fianco a me, vedete, non è un semplice così, insomma, vaso normale con fiori. In realtà, allora, intanto la parte verde è insalata, giusto? Sì, la parte verde è insalata, i fiori sono dei tramezzini. Quindi sono i tramezzini, ragazzi, sì. Ma guardate che roba, una super applauso. Sopra, per fare chiaramente la parte centrale, sono delle semisfere di carota. Ma avete capito che cos'ho qua? Ma veramente, ditelo coi fiori, sì, ma ditelo anche coi tramezzini così, perché veramente... Allora, noi oggi vi faremo vedere appunto come si possono fare un paio sì. di cose, poi ne faremo vedere magari di più, però occhio, perché possiamo prendere degli spunti eccezionali. Allora io ti faccio partire, intanto però prima ti chiedo una cosa, scusa, sì. come ti nasce questa idea qua? Allora, io sono sempre stata appassionata di presentazione dei piatti, l'estetica per me ha sempre avuto una grande importanza. Ho fatto per tanti anni in taglio vegetale, in taglio certo. artistico, poi a un certo punto mi sono detta ma... perché non unire alla bellezza dell'intaglio anche l'utilità, perché io sono poi molto pratica, e quindi fare delle composizioni che non sono solo da ammirare, da guardare e non toccare, ma che hanno questa doppia funzione, abbelliscono la tavola e al momento giusto poi si mangiano. Quindi il bouquet di tramezzini, ad esempio, che hai visto lì, fa da centro tavola per un pranzo, una certo. festa di compleanno per bambini, cioè, perché ma anche tu dici per adulti, dove ognuno di noi può cogliere il tramezzino, il fiore, ah, esatto, che bello ragazzi, sì. spettacolare, assolutamente. Allora io vedo che nella tua postazione che ti abbiamo preparato oggi, sì. abbiamo una telecamera personalizzata, come sì. vedete, così non perderete un minimo di passaggio. Allora tu hai abbozzato, ma ci insegnerai sì. oggi a fare che cosa? Allora intanto vi faccio vedere come realizzare un panino a forma di girasole. Un wow. panino a forma sì, di che poi potremmo mettere in un vaso e esattamente, fare con una composizione, chiaramente un di vegetale, fare il girasole panino. Esatto. Anche allora, questo dunque. È farcito come i tramezzini, e si parte da dei panini semidolci. Certo, e da nachos, che sono queste patatine messicane, perfetto. Si trovano comunemente nei supermercati. Trovano anche sbriciolate sotto le poltrone dei ragazzi under 18, effettivamente. Poi sì. che cosa c'è qua? Questa è la farcia, no? Sì, esatto, l'ho preparata a casa.
casa, questo ovviamente perché giustamente, per prepararli in anticipo. La farcia a base di cosa, così per curiosità, sì. Poi può essere qualsiasi cosa. Esatto, però può essere qualsiasi cosa. Questa è una mousse di prosciutto e ricotta, quindi la stessa quantità di prosciutto cotto e ricotta, eventualmente si può mettere anche un po' di prosciutto cotto affumicato per dare un po' di sapore affumicato, frullato ed è pronta. Ok, svelami un segreto, la farcia è così perché può dare stabilità alla metà del panino? No. No, può essere qualsiasi altra farcia. Perché, esatto, può okay. essere una, ma preferisco la mousse, in realtà potrebbe essere anche semplicemente il salame messo direttamente dentro, perfetto. Allora, salame dai, facci formaggio. Vedere come si fa un panino a girasole. Allora, esatto. Attenzione, perché oggi veramente scopriamo qualcosa di incredibile, so che questa puntata avrà veramente tanto successo perché, insomma, ideare in cucina, voi sapete che per noi è essenziale, lo facciamo tutti i giorni con Cuciniamo, però in questo caso c'è una preparazione anche, insomma, molto particolare. Allora, io mi sono messa un po' avanti perché ovviamente brava. Per poter avere tutto già pronto ho preparato qui i petali, perché vedete che ci sono dei petali attorno al girasole. Ma guarda, mi fai vedere, guardate che bello, perché insomma siamo in chiusura di fascia. Attenzione, guardate, super applauso. Mi è caduto. Ma perché il sole gira dall'altra mi parte. Sono emozionata. Eccolo, mi sono qua, emozionata. Guarda che bello. Adesso rimettiamo esatto. il petalo. Questa sì. è un'opera d'arte, prima ancora, buona e poi bella, oppure scegliete esatto. voi quello che è l'ordine. Però avete capito oggi, quindi avremo una valanga di situazioni da spiegarvi, però se andiamo su internet vi faccio vedere qual è il posto dove potete trovare chiaramente la nostra Rita e andiamo a fare vedere, ecco, andiamo su internet, Ha Mouse on the Table, che significa il topo sul in tavola, tavolo, giusto? Un topo okay. in tavola. E qui voi andate su questo sito che è www.hamouseonthetable.com. Ben trovè, anche con ma no, Davide ma non lo sai dire, non sai fare. E vedete che tra blog, spiegazioni, ci sono veramente una valanga di cose che potete innanzitutto capire già qui dal sito. Ma la cosa più importante è che ci poi trovate i contatti e la mail dove vi risponderà alla nostra Rita. In questo sì. caso scoprirete quali sono i corsi, le novità e esatto. come contattarvi. Alla pagina appuntamenti ci sono tutti i corsi in programma da qui, insomma, nei prossimi mesi, e la pagina contatti c'è la mail. Poi soprattutto su Facebook abbiamo anche un gruppo che è molto molto visitato, quelli del Visual Food. Allora poi lo andiamo a vedere, molto bene. Allora, noi adesso ci leggiamo la frase del giorno, poi attenzione perché è un sacco di cose da Che Barbie Show. Vediamo un po'. D'improvviso ho visto la mia fine sul tuo viso. Questa è una poesia fantastica tratta da una canzone di Mogol Battisti. Burn, baby, burn, disco inferno, burn, baby, burn, yeah, yeah, burn, baby, burn, disco inferno, burn, baby, burn, yeah, Eccoci qua. Eccoci qua nella seconda parte di Che Barbie Show, ben trovati, perché oggi abbiamo un ospite importante, poi vi spiegherò anche cosa in mano se non avete seguito la prima parte. Lei è Rita Locisano, eccola qua la nostra visual food, bello da mangiare. Allora, vedete, io in mano ho una sua composizione che ci ha fatto vedere nella prima parte. Questo è un fiore, un girasole di panino, e per dimostrarvi la veriticità di quello che la nostra artista design ci ha portato oggi in trasmissione, vedete, gira il sole, vedi che gira, bravo, bene, attenzione, sono qua, vi faccio vedere che questo è assolutamente vero, perché io sei un grande, Andrea, sei un idolo da noi. Mi sono mangiato un petalo. Molto bene. Allora, dunque, noi andiamo avanti perché, insomma, lei praticamente, rispieghiamo, cioè tu sconvolgi quella che è un po' la presentazione, mm-hmm. perché che cosa fai? Cioè tu generi delle opere d'arte commestibili. Sì, opere d'arte, adesso io non mi sento di chiamarle opere d'arte perché veramente sono alla portata di tutti. Lo so, però le chiamo io, guarda, facciamo vedere, caro Raymond, no, lo dico per chi non ha seguito la prima parte, guardate queste due composizioni, abbiamo un bellissimo vaso di fiori di tramezzino e questo invece è il fiore di salame. Voi sì. date sempre a vostro marito della testa di salame, invece in questo caso vedete il fiore. A proposito, cosa c'è? Acqua cassata anche il granello! Vabbè, perché adesso, no, dopo, durante la pubblicità bevo. Allora, noi abbiamo visto questa composizione di fiori tramezzino, adesso tu ci spieghi come si fa a fare. Oh, certo, bene, allora, okay. telecamera personalizzata, vediamo un po', vai. Raccontaci un po'. Allora, tutto parte io intanto mangio, ti ascolto e mangio.
Meraviglia! Allora, patatino ripremo che ci va un bel primo piano Ray. Tramezzino, fiore tramezzino e, correggimi se sbaglio, qui ne ho una composizione, no? Sì. Sul mio tavolo. È un bouquet. E tu, per dare la sì, ok, avrete notato che girasole ormai è appassito, ma è buonissimo, sto mangiando. Ci vuole un bicchiere di vino anche, un aperitivo. Arriva, c'è di tutto qua dentro ormai. Allora, nel vaso però tu, per usare come piantone, no? Sì. Cosa hai usato? Ho messo una semplice lattuga gentile, l'ho proprio presa bella grande, lavata, stretta alla base e spinta nel vaso in modo che crei anche, insomma, sia bella stretta, così stanno fermi i vari ok, spirini. Allora, capito? Facciamo vedere qui. Vi faccio un vedere, vedere ecco. Come inserire la... Ah, vieni, posso? Facciamo vedere come si... Ecco, appoggia, avevo lasciato, vedete, uno c'è proprio un bel mazzo, wow, c'era ecco. Lo spazio vuoto per mettere appunto esatto. Il... Beh, fantastico, ragazzi, ma è bellissimo, allora capito, un vaso, la lattuga gentile, lo dico per le massaie che per loro è lattuga e basta, la lattuga gentile la riconoscete? Sono qua io, via da lì, allora la lattuga gentile la riconoscete quando si va al supermercato, perché comprate la lattuga, la mettete nel carrello e la lattuga gentile vi dice grazie per avermi comprato, quindi quella lì, cosa c'è? Acqua cassata! Ah sì, dopo bevo, ho capito! Allora, questa è una gran composizione, ma la nostra Rita Locisano ha deciso di fare molto di più. Esatto. Perché in questo caso, dunque, adesso non è proprio esattamente la stagione, però sono piatti che vanno sempre bene. Una volta a settimana andrebbe mangiata la caprese. Tipico. La paneda. No, non la paneda, la caprese. Caprese, tipico piatto mediterraneo a base di mozzarella e pomodoro. Al contempo si può mettere anche olio extravergine di oliva e origano. Ci sono alcuni che mettono anche le olive. Però c'è un modo, vero? Rita, di sì. Proporla in una maniera completamente diversa, un po' più artistica, okay. Diciamo. Allora, noi di nuovo telecamera personalizzata scopriamo com'è la caprese artistica visual food di Rita Locisano. Vediamo un po'. Allora, parto da dei pomodori, belli sodi, lo taglio a metà e poi qui pratico quello che è chiamato taglio a V. Serve un coltello molto affilato, dalla lama liscia e dritta, come vedete, sottile e appuntito. Uh-huh. Ma l'importante è che sia molto affilato, perché altrimenti non, il taglio non viene, non viene. Quindi bene. Quindi adesso so che aiuterò la mia regia, se non li avete affilati chiamate l'arrotino. Tanto so già cosa arriva adesso come effetto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Lo sapevo. Quindi... Fantastico, allora come vedete faccio dei tagli tenendo inclinato a 45 gradi il coltello e quindi faccio un primo taglio arrivando al centro del pomodoro, poi giro dall'altra parte okay. E faccio un altro taglio finché non si stacca questo petalo. Vado avanti, faccio almeno 3-4 petali. Senti, intanto tu stai lavorando, però ti chiedo questo, sì. Se tu fai corsi non solo per le idee, ma anche per acquisire una manualità che spesso e volentieri in cucina non si ha. Sì, ad esempio non si sa come devono essere tenuti i coltelli, nessuno ce lo insegna e in certe situazioni è bene sapere come tenere i coltelli. Ad esempio... Io ho detto manualità perché c'avevo ancora un petto in bocca. Sto parlando di manualità, basta, non voglio da bere, donne, bevo... ripariamo cucini a gas. No, qua è tutto freddo, non serve. Dopodiché allora, andiamo avanti, attenzione, perché sì, allora, tu praticamente tutti l'hai risimulato praticamente, nel senso che sembra non tagliato. Ecco, esatto, l'ho ricomposto, quando poi è ricomposto basta sfalsare un po' i pezzi. Guarda che bello. E diventa un'ala. Ma guarda cos'è! Wow! E qui nel nostro piattino, ma è esatto. Meraviglioso, è veramente poi facendone molto, molto. Ancora insomma altri almeno due pomodori, quindi un altro qui, un altro. Senti, di là, ma ti chiedo magari... questo, sì. Tu fai corsi e quindi chiaramente avrai un sacco di uomini e donne, giusto? Perché sì. Poi in realtà insomma non è solamente prettamente femminile come disciplina pratica, oh, ma no. è anche insomma i nuovi resdori, chiamiamoli sì. Così, no? Però insomma a te capiterà anche, cioè ti chiameranno a fare degli eventi, dicono guarda scusa Rita, io ho bisogno che tu mi faccia una composizione perché, che ne so, c'è un matrimonio particolare piuttosto una convention particolare. Guarda, ti è capitato? Sì, mi è capitato, ma fino ad ora non ho preferito non
non dedicarmi a questo perché purtroppo il tempo è limitato e preferisco dedicarmi ai corsi anche perché sono via tutti i fine settimana e sinceramente non ce la faccio col tempo, però mi sto organizzando, nel senso che sto cercando persone che mi aiutino, sto cercando degli insegnanti, delle persone che vengono a lavorare con me. Stai per formare un pool, una squadra, che poi ti permetta di essere di operativa e gestionale allo stesso tempo. Esatto, di fare non solo corsi ma anche consulenze e anche eventi come quelli di cui mi stavi parlando tu. Intanto vado avanti, sto componendo qui con delle mozzarelline, orecchiette di mozzarella. Allora, ferma, tieni una ferma lì che il nostro cameraman Raymond ce le fa vedere. Allora, mozzarelline, orecchiette, spiega un po'. Sono cioè, orecchiette esistono? Di mozzarella, si comprano, sono già di questa forma. Al supermercato le troviamo, quindi le orecchiette ricordo che sono il tipo di pasta tipica pugliese, mangiate con le cime del rep. E quindi voi potete trovare della forma delle orecchiette, chiaramente poi le mozzarelline. Esatto. Che sono bellissime perché hanno proprio la forma del petalo, anche sono proprio richiuse. Vedi. E quindi, questa è una versione di caprese, cioè voi avete visto, noi vi abbiamo dimostrato, lei poi ci ha dimostrato, che in veramente poco poi si riesce a fare. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che questa è una pratica che è vero che comunque presta attenzione, ma non è che vi porta via più di tanto di farna caprese, come ci dicevano tagliare, la buona Graziella, che saluto peraltro oggi, ha spiegato il nostro fonico Carlo Brandoli taglia la caprese a brutto grugno. Io non voglio sapere. A morsi la fa, poi la rimette nel piatto, invece in quel caso li vedete artisticamente perfetta. E voglio farvi vedere anche che ci sono alcune mozzarelline che sono proprio ripiegate quasi in due, in questo caso ne metto una nell'altra per fare il centro del fiore. Poi qualche foglia di basilico ed è pronto. Perfetto, complimenti, super applauso ragazzi, super applauso. Allora, nel frattime la nostra Rita mitica Locisano ha praticamente completato la caprese, se riesce a alzare un po' il piattino che così lo inquadriamo, eccolo lì, molto bene, il nostro Raymond proprio ci arriva dritta dritta in tello core e facciamo un bel applauso perché è meraviglioso. Grazie. Brava. Senti, io ti devo fare veramente i complimenti perché tu avrai un sacco, sai, ci guardano veramente in tanti, avrai un sacco di signore che a quest'ora ti seguono e sicuramente vorranno sapere come fare a contattarti. Allora io lo ripeto, lo dico, ci sono vari modi per contattare la nostra Rita. Se andiamo su internet vi faccio vedere veramente questo qui che è A Mouse on the Table, il primo blog sul visual food, è tuo, vero? Sì. E di conseguenza qui tu ci metti tutti quelli che sono gli appuntamenti e i corsi e come contattarti, però è anche vero che voi potete fare un'altra cosa se siete amanti di internet. Ci sono dei video tutorial che in questo caso vorrei farvi vedere su YouTube. Eccolo qua, vedi, qui ce n'è uno che è un'intervista che ti è stata dedicata, poi addirittura ti ho visto anche su altri siti tipo wellnesscucina.com dove c'è proprio una pagina dedicata a te, ma se andate su YouTube trovate anche queste cose, vedete, qua c'è lei, però guarda, c'è proprio il canale, esatto, c'è addirittura un canale, come si chiama? Visual Food Channel. Esatto, e ci siamo proprio, Visual Food, come fare un vasetto di frutta, e in questo caso c'è sia questo, ma ci sono altre cose che proprio si possono fare manualmente, vero? Sì, quello era in occasione di una fiera. In realtà allora, questo non è il mio canale, in realtà. Questo non è il tuo canale, però no, insomma, però è un video che è anche sono sul video mio che canale. Sono inseriti nel tuo canale. Molto bene, vedo che addirittura qui come cactus di kiwi, la mela in un cigno, un topolino di rapanello. Beh, insomma, veramente veramente complimenti. Un bel applauso andate a seguire. Però può anche essere che qualcuno voglia contattarti e non ha internet, perché sai, la Resdora non è che poi la Resdora è brava a fare donne, i tortellini. Donne, occhio, perché basta mandare adesso un SMS al numero che vedete qui in sovraimpressione e saremo noi come redazione a girare i contatti alla nostra Rita. Anzi, perfetto, saremo ben lieti di farlo, quindi adesso mandate un SMS al numero che vedete qui in sovraimpressione se anche voi volete diventare dei veri fenomeni di visual food. E allora, dunque,
Tu hai rapidamente qualcosa da farmi vedere così al volo, tipo insomma una tecnica particolare, che ne so, io qua vedo per esempio, esatto, posso portarti io il vaso con i fiori di salame? Oppure sei tu a farti a farmi vedere, cosa vuoi? Vuoi il vaso? Vuoi lavorarci sopra? Devo prendere il salame però, se posso magari... Prego, guarda, io gli porto, ditelo coi fiori, è un vero salame con altissima materia. Grazie, va bene, allora ti faccio andare a prendere, io invece grazie. Rimango qua ovviamente. Perché? Perché no, vorrei far vedere, fate un primo piano questa cosa che è veramente strepitosa, ragazzi. Cioè, io qua ci vedo dell'insalata, del salame, del formaggio e addirittura per simulare quello che è l'interno di una calla, se non vado errato. Esatto. Vedi che io sulle calle piacciono tanto mia moglie, gli regalo. Regalate ogni tanto i fiori, le vostre mogli. Guardate che fate un bel gesto. Vedete questa? È una simulazione di calla con, credo, formaggio a fette, esatto. Ok? E all'interno c'è quella pannocchietta che di solito vendono sott'olio, eccola qui, sott'olio, sott'aceto, che sono buonissime, che le trovate in supermercati e sembra proprio l'interno del fiore. Anzi, solo oggi ho capito che io mangiavo non l'interno dei fiori, ma delle pannocchiette di mais. Vabbè, cioè, questo può succedere. Comunque ve le faccio vedere, si fa in un attimo a fare sia le... Molto bene, sì, molto fiori, bene. Te lo sposto? Grazie, vieni, te lo riporto là? Brava, benissimo. Grazie. Allora, io adesso, sai cosa faccio? Ti faccio partire... Ok, poi scopriamo un po' come si fa, nel frattempo ti faccio arrotolare il salame, esatto. E anche a fare le calle. Adesso mandiamo, cuciniamo dei time e poi torniamo qui e scoprirete come potete fare per i vostri commensali un vaso di fiori di salame, dove ovviamente se lo annaffiate vi cresce una coppa e un culatello. Meraviglia, veramente meraviglia, ci vorrebbe proprio un violino qua. Allora dunque, occhio, perché sta suscitando veramente tanto interesse durante il nostro show oggi la presenza di Rita Locisano, una visual food, ovvero colei che rende bello ciò che è già buono. Voi direte in che modo? Beh, insomma, avete visto nelle prime due fasce che noi vi abbiamo proposto come lei ha generato fiori di tramezzino, fiori con panini, ha fatto il girasole, ma a questo punto sta per espletare quello che è uno di quei compiti difficili che mai e poi mai nessun uomo che si mette a sedere sulla tavola della propria consorte può immaginare. Cioè, quando si dice ditelo coi fiori, lei ci farà vedere un bouquet di fiori di salame. Esatto. Ma poi ci sarà anche qualcosa di straordinario qui fra pochissimo ad Aghe Barbie Show. C'è un po' di pubblicità, le anticipazioni del TRC Notizie e poi ritorniamo qua. Allora salutiamo i due dell'ascensore, oggi è il giorno che rende bisesto quest'anno. Ciao. Ad Aghe Barbie Show oggi facciamo qualcosa di straordinario, nel giorno bisesto noi abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso dal solito. Infatti abbiamo invitato qui una visual food, facciamo un bel applauso, lei è la protagonista, ospite del mio show oggi, lei è Rita Locisano. Complimenti. Grazie. Bella ragazza, brava, ottima manualità, ma soprattutto un'idea geniale, quella del visual food, cioè di rendere bello ciò che è buono, però occhio perché come vedete non è che mi hanno regalato i fiori del giorno bisestile, ma è che sono composizioni che ha fatto lei, sono commestibili. Questo, vedete, è un vaso che contiene dei tramezzini, dei fiori di tramezzino. Abbiamo di fianco una composizione di fiori di salame che adesso ci spiegherà come si fa. Prima però di partire volevo soffermarmi, mi fate un bel macro, un bel primo piano su, secondo me, qualcosa che è veramente un'opera d'arte, di un capolavoro. Cos'è questa qui? Una composizione che, insomma, cosa sono? Fiori, piante, una composizione? Sono fragole tutte decorate con della cioccolata, quindi si unisce il gusto della fragola a quello del cioccolato, che sta benissimo, e si presentano anche queste con un bouquet, con dell'insalata sempre sotto in un vasetto, un cespo di insalata. Che praticamente che sono verde, la base per poi mettergli gli stecconi da spiedino. Quindi avete capito, fantastico, meraviglia. Anche questo è un bel modo per servire la frutta. Assolutamente, ma guarda, solo questo vale il prezzo del biglietto, a caso. Uno entra a casa tua e vede una roba così meravigliosa. Allora adesso, noi ve l'avevamo promesso, regalo oggi di Aghe Barbie Show, come si fa un fiore di salame. Attenzione, vediamo un po'. Sì, vi faccio vedere, in realtà lì ci sono due tipi di fiore, come dicevi prima tu, c'è la calla con esatto, il formaggio. Esatto, la faccio vedere, guarda, prendo la calla, ok. Benissimo, facciamo un bel primo piano, metto la calla a favore di telecamera. Perfetto, la calla è fatta, lo ribadiamo, con una fetta sottile di formaggio o
proprio la classica fetta di formaggio già confezionata, ma non è la panetta, no, è il formaggio dove dentro ci sono le pannocchiette di mais sott'olio. Facciamo vedere dalla telecamera personalizzata, eccola qua, raccontaci esatto. un po'. È molto molto veloce, prendete queste fette di gouda o gouda o gouda, no, io non so veramente, si pronuncia in tanti modi, so che in olandese si chiama gouda. La cippa limpa. Esatto, questo, basta andare a dire mi dia una fetta di fontina. Esatto, che questo formaggio qui, che vedete che ha una forma più o meno quadrata, certo. lo mettiamo in questo modo come un rombo, mettiamo al centro la pannocchietta, ma potrebbe essere anche una carotina piccola, okay. Di quelle che dà un mi colore. Lancio anch'io, anche un cetriolino sott'aceto? Quello è meno appuntito. È meno appuntito, va bene. Vabbè, me la tento, ragazzi. La cippa lì. Basta, ho capito. Non sono capace. Lo so, lei è brava. Io si chiude da un lato e dall'altro. Okay. In questo caso non abbiamo messo né spiedini né nulla, neanche stuzzicadenti, perché si infila direttamente nell'insalata. Ah, quindi, ok, quindi... Una cosa che ti volevo dire è importante per me. Vuoi che ti porti il vaso per far vedere? Oppure lo metto qua dentro, guarda. Ah, ho questo. Benissimo. Che ho perfetto. Questo qui a portata di mano. Ecco. Dimmi la cosa importante che no, dovrei la cosa dire. Importante è che anche questa è una cosa che ha a che fare col visual food e che lo differenzia un po' dall'intaglio artistico. Che certo. È quello che i piatti già quando sono preparati sono pensati per essere mangiati. Quindi sto molto attenta a non mettere stecchini nascosti e cose che ovviamente brava, non bravissima. Devono... Tu hai detto una cosa importante, è vero, perché... Uno dice, ok, molto bello, però in realtà poi prendo, non so, la fetta di prosciutto e ho tre punti di sutura. Oddio, perché non che vedo esatto, giusto, non è quello che vuoi più. Dire, vero? Invece sì, così sì. È già conformato per quanto esatto. riguarda proprio già la situazione. Esatto, tutte le tartine, tutto quello che hai lavorato è fatto in modo che ecco, si possa mettere direttamente in bocca esatto. senza farsi male. Quindi tu altrimenti... è addirittura un visual finger food. Sì. Esatto, e tengo proprio ragazzi, una lezione. L'ho presa, questa l'ho presa, grande. Sei un grande Andrea, sei venuto da noi. Allora siamo invece ai petali di salame anche esatto, qui. Esatto, questi okay. Anche questo è un gioco da ragazzi, veramente lo può fare chiunque e prendete delle fettine di salame, le arrotolate in questo modo. Ok, in questo basta... caso vedo salame Milano o ungherese sì, che possa avere una fetta sì. larga, vero? Sì, esatto, perché la dimensione più che altro okay. poi il gusto va è personale. Pinocchio grande sulla punta perpendicolare. Esatto. Esatto, perché così sulla punta ci metteremo ovviamente il fiore. Esatto, allora ne bastano quattro, ogni fiore è composto da quattro fettine, poi prendo lo spiedino. Oh, anche allora in questo... state attente adesso, dico attente perché questo è il momento topico. Allora, base di carotina base, per sostenere esatto, tutto. Esatto, un disco di carota che tiene fermo tutto, poi mettiamo i quattro rotolini che abbiamo preparato, infilziamo proprio al centro sì. e grande, formiamo prima una più e poi una X, quindi praticamente... chiaramente facciamo un asterisco esatto, di salame. L'asterisco, esattamente. Perfetto. Proprio... Siete pratici, se non sapete cos'è l'asterisco, guardate quello che non è il cancelletto sulla tastiera del telefonino. No, ve lo io dico non perché non avevo mai pensato. Certo, perché tu vai ancora a gettoni, in realtà invece. Poi adesso per chiudere usiamo un bottone ricavato dal formaggio, vi faccio vedere ecco, dai che voglio vedere qua, sono curioso. Prendo del formaggio, okay. potrebbe essere insomma, un formaggio a pasta morbida, benissimo. Quello che preferite voi, uno scavino. È la stessa tecnica che volevo farti vedere prima ah, con okay, la carota. Perfetto, così la vediamo. Esatto, ecco metto lo scavino in questa posizione, sì. in verticale, lo faccio sì. ruotare e viene fuori esattamente la mezza pallina, la semisfera. Semisfera? Sì, sì, ok. Senti, sì. mettimi in alto un attimo la fetta di formaggio, falla vedere come questa? Viene poi. No, 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 quella grossa, girala dall'altra parte che ho visto che hai già lavorato dietro, perfetto. Qua, allora, occhio, tenlo lì. Quando vi raccontano elementali buchi, no, è perché sono i pezzi di recupero da quelli del visual food, il formaggio con i buchi, nasce così, Facciamolo vedere perché... Perché è passato dalle mie mani. Esatto, perfetto. E in questo esatto. caso, eccolo lì, l'abbiamo messo come, diciamo, parte centrale. Esatto. Quindi questo ufficialmente... Allora è adesso che ti devo portare il vaso? Che lo devi finire? Sì, lo ok, arrivo lì, che così ci vediamo anche, mo pensa a te adesso. Livio. Eccolo qua, sono Livio, adesso Livio. Livio. Ecco. E quindi ecco te l'ho messo a favore proprio esatto, di esatto anche qui trovo avevo lasciato un buchino perfetto libero per lì. Inserire perfetto. E anche qui bene. Devo quindi care signore se vostro marito ha seguito la trasmissione e voi questa sera insomma vi rivedete la puntata in replica o
insomma, vi trovate a casa vostro marito che vi fa trovare un vaso di fiori di salame, non vi offendete perché non sono magari rose o fiori preziosi, ma comunque, insomma, sono fiori che meritano un grande applauso perché c'è una preparazione che no, è un ottimo, un'ottima idea da servire per accompagnare l'aperitivo, così, no, ma è per accogliere gli noi amici. Noi siamo estasiati. Guarda, io te lo dico qua in trasmissione, se ti richiamo vieni a trovare ancora perché veramente c'è tanto da far vedere. Grazie. E sarà una puntata di assoluto successo. Ricordo grazie. Che se volete ovviamente avere i contatti con la nostra Rita adesso, se o andate sul suo sito oppure molto semplicemente mandate un SMS al numero, che vedete, sì, al numero che vedete qui a video, e di conseguenza poi noi gireremo il vostro contatto a lei. Adesso c'è con un archetto di osso, la vite di prosciutto e la riparella di lardo di colonnata, una puntata di Mo pensa te. Ah, guardate qua che meraviglia, eh! Beh, insomma, fa comodo e fa piacere essere in mezzo a un prato fiorito, c'è anche il gioco sul computer, però sappiate che per una serie di motivi fa molto più piacere essere immersi in vasi di grande arte, di visual food, grazie alla nostra food designer, lei, un bel applauso, Rita Locisano! Che tu... ti troviamo a Modena, però le tue origini sono? Io sono calabrese. Calabrese, perfetto. Quindi la prossima volta ci farà, pensate un po', un bel mazzo di fiori di soppressata. Di quelle proprio. Allora, io ti ringrazio perché ci hai insegnato veramente qualcosa di straordinario. Tu sei molto brava, per me sei un fenomeno, perché una persona che riesce a fare delle composizioni così sono, cioè, è da ammirare. Spero di riaverti di nuovo allo show. E quindi che cosa abbiamo capito oggi? Ah, tra l'altro approfitto di salutare tuo figlio Giovanni, che è dietro le telecamere, che so che si è divertito un mondo, che ti ha accompagnato con tutti, sì, i fiori così, esatto, e gli hanno detto a lui, no guardi il fiorista ciao, più ciao. Avanti, no in realtà è la salame. Poverino. No, però dico questo, oggi grazie alla nostra Rita che cosa abbiamo imparato? Che comunque con dei piccoli accorgimenti, guardate che qui non ci sono costi in più, è semplicemente saper usare questo e questo, e di conseguenza ciò che di eccellenza c'è nel nostro territorio enogastronomico può essere addirittura trasformato in un'opera d'arte. Farete queste cose alle cene con gli amici, ne parleranno per 50 anni, e oggi la nostra Rita ce l'ha dimostrato. Complimenti! Grazie. Bravissima! Noi ci ritroviamo domani sempre qui ad Aghe Barbie Show. Sigla! Aghe Barbie Show.